Mr. Marty. Michael Jackson. Heal the world. Cura il mondo. Fanne un posto migliore. Per te, per me e per tutta la razza umana. Speranza. Vaccino Covid. Distribuzione di massa del vaccino entro primo trimestre del 2021. Questo gel igienico. All'Italia almeno 13,51 dosi di vaccino Pfizer BioNTech. Chiaramente dobbiamo ringraziare lui, Bill Gates. Grazie. Ti ringrazio anche Michael. Il post. La Pfizer, la più grande azienda farmaceutica al mondo, produttrice di Xanax, Viagra. La Nigeria aveva sporto denuncia contro la Pfizer per un farmaco sperimentale contro la meningite, il Trovan, che secondo l'accusa avrebbe contribuito alla morte di diversi bambini nello stato di Kano, nel nord del paese. L'anno scorso l'azienda avrebbe tentato di arrivare a un patteggiamento da 75 milioni di dollari con lo stato di Kano. Ma secondo il rapporto classificato confidenziale firmato dal console Robert Tensei, la casa farmaceutica non sarebbe stata realmente intenzionata a pagare l'accordo, ma avrebbe invece tentato una strada illegale molto vicina a quello che potrebbe essere definito ricatto. Grazie a Wikileaks abbiamo scoperto questa cosa e il Post l'ha riportata. Pfizer, la più grande casa farmaceutica al mondo, avrebbe indagato segretamente su un procuratore generale per trovare e pubblicare fatti del suo passato utili a spingerlo ad abbandonare una causa legale incentrata su un farmaco per bambini contro la meningite. In seguito il Pfizer è stata però accusata di non aver chiesto il consenso ai genitori dei bambini per il trattamento sperimentale. Ma come? Oh, che brutte persone. Ah, gli hanno così. Vabbè, tanto sono negri, no? Che cazzo me frega, cioè, prendo i negri. Come tutte le sperimentazioni in India, no? Del nostro eroe. In India sono 400.000 bambini paralizzati. E lui ha fatto le sperimentazioni, poi... vabbè, ne ho parlato tante volte. Il governo indiano gli ha detto... Bill, porta via i Bill perché hai rotto il Bill. E vabbè, ma India, cazzo me ne frega i bambini indiani, sono mica bambini americani, sono mica bambini italiani. Ma perché, ma scusa, ma uno le sperimentazioni, uno dei vaccini cosa le va a fare sui francesi? Ma no, le va a fare sui negri, no? Oppure le va a fare su quelli lì, non so, gli uzbeki, sudamericani, ma cazzo me ne frega quelli lì, mica, cioè, no? Sono cose che capitano e in guerra li chiamano danni collaterali, voglio dire. Però, ragazzi, siamo fortunati perché finalmente c'è il vaccino. Ho capito che la Pfizer, la più grande casa farmaceutica del mondo, quindi il King of Big Pharma, la Queen of Big Pharma, la regina del Big Pharma in assoluto, ci saranno dei conflitti di interesse all'interno di questa casa farmaceutica tra Bill Gates, la casa farmaceutica, l'UNICEF. Adesso andremo un po' a indagare perché comunque la BioNTech e la Pfizer ce l'abbiamo. Mirino, una pi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 p
No, quelli come me, insomma, che sono dei complottisti, e quindi vi cercheremo la verità. Grazie Michael con Hear the Word, Michael Jackson. Chiaramente chi crede che Michael Jackson sia stato un pedofilo è un cioè o è proprio un ingenuotto,
Oppure non ha mai letto due righe su quelle vicende. Era esattamente il contrario, cioè Michael Jackson in realtà ha sempre combattuto la pedofilia e questo rimanderebbe al solito discorso degli Illuminati e di tutto il nostro circolo che sappiamo benissimo, Epstein, i soliti, no? I soliti, quindi Epstein, dico ogni volta, dai, Bill Clinton, la Clinton, tutti quei Obama, tutti quelli, tutti quelli. E quindi, dato che lui. Vabbè, interessante la storia di Michael Jackson, eh? Non farò una puntata su Michael. Comunque, lui ha combattuto sempre tantissimo la pedofilia. E infatti lo hanno fatto passare per pedofilo. Come dissi nella puntata di ieri, guai quando tutti parlano bene di te. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo lo strafatto quotidiano che oggi dà un grandissimo esempio di giornalismo, di etica. Complimenti, Stravaglio. Complimenti, Stravaglio. Tanti punti per te. Chiara Cringolo, a 21 anni, muore di Covid in ospedale a Torino. I genitori siamo andati al pronto soccorso perché faticava a respirare. Allora, è interessante come si strumentalizza completamente una morte di una persona. Perché questo è strumentalizzato, questo è chiaramente, lo capisce anche, no, beh, è gattino complottista, me l'ha suggerito lui, lo capisce anche questa pallina da tennis. Questo è strumentalizzare. Semplicemente strumentalizzare perché adesso stanno facendo la campagna occhio che Covid non becca solo quelli di 85 anni. Tra l'altro, in Germania l'età media di morte per quanto riguarda coronavirus è superiore all'aspettativa di vita media, cioè incredibile. E quindi questa ragazza che cioè, mi fa anche commuovere perché è una storia terribile, è diventata mamma. L'ho letto perché, insomma, per criticare devo conoscere, quindi l'ho letto. Questa ragazza purtroppo si è ammalata di Covid ed è morta, perché comunque il Covid ha una percentuale bassissima di mortalità su persone che non hanno patologie pregresse, ma ce l'ha. Quindi ci sono delle persone che muoiono. E purtroppo, oh, lo dico con un nodo in gola, purtroppo questa persona è morta. La cosa che mi rattrista. Proprio mi addolora, mi disgusta, è che un giornale, come lo strafatto quotidiano, gestito da uno degli ex più grandi giornalisti che io abbia mai sentito e ascoltato, cioè Stravaglio, si è ridotto a strumentalizzare la morte di una ragazza in nome di un servilismo bieco nei confronti di una narrazione della pericolosità del virus e della conseguente tattica di nevrotizzazione del popolo, in sostanza, terrorismo psicologico. Cioè, in nome di quello, questo giornale, e quindi anche il suo direttore, perché è responsabile, è il primo responsabile, hanno utilizzato la morte di una ragazza per fare terrorismo psicologico. Il messaggio è: occhio, il Covid uccide tutti. Perché voi avete mai letto, non so, sulla stampa igienica o sullo stesso strafatto quotidiano, un giorno, so, Marco, po', 22 anni, morto di tumore. Io no. O Anna, morta di infarto. Io no. Gino morto di meningite, di morbillo, di influenza, di polmonite. Io no. E come mai di lei leggiamo il caso? Ma se c'è una giustizia divina, sicuramente con voi sarà molto giusta. Andiamo avanti, ragazzi. Salute e benessere, vabbè, comunque l'ho leggete ovunque. Brusaferro, in 4 regioni è opportuno anticipare le misure, quindi diventeranno arancioni, da giallo ad arancione, con questa nuova stronzata che si è inventato Mr. Speranza, che decide tutto da solo. E stamattina ha tirato il dadino, perché lui gioca con i dadini, no? Gioca con i dadini, con i gattini, con quelli che vanno con lo slittino, poi fai i disegnini, no? E stamattina è uscito dai dadini che l'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Campania andranno in zona arancione. Quindi De Lucas sarà contento. E infatti noi siamo andati di nuovo sul database del Sole 24 Ore, di cui vi ho parlato ieri, credo l'altro ieri, per quanto riguarda la saturazione delle terapie intensive. Sole 24 Ore, scrivete Sole 24 Ore, saturazione terapie intensive.
Campania. Campania siamo al 37,8% di saturazione. La cosa però molto grave è il Friuli Venezia Giulia, che è al 25%. È gravissima, gravissima, proprio gravissima il Veneto di Zaia, di Leccalica Zaia, che è al 19%. Ma vedete? 19, 1, 9, 1, 9. E quindi anche qui, non so, evidentemente i dadini o Speranza non capisce un cazzo dei dadini, o i dadini non capiscono un cazzo di loro stessi, perché c'è qualcuno tra i due, tra i dadini e Speranza, che non capisce un cazzo, evidentemente. Allora, poi, mani.it, e anche qua, so, non si vede una, mani.it, guarda qua, oggi è una giornata di grandissime scoperte. E Covid o influenza? In arrivo il test per distinguerli. In arrivo il test per distinguere se Covid o influenza. Scusa, ma allora. Si basa su un tampone nasofaringeo. C'è cioè un tampone. Ah, ecco, eh sì, adesso ritorniamo su quella cosa. Quindi questa è una buona notizia, perché la defunta influenza, a cui abbiamo fatto il funerale una settimana fa, mi pare, che appunto era deceduta, perché il 97% dei casi sono scomparsi, adesso forse ritorneranno, perché evidentemente tutti questi nuovi positivi che abbiamo ogni giorno, se voi che, cioè no, voi, qualche non complottista, no, non negazionista, magari segue questa puntata, si potrebbe fare l'idea, ma l'influenza. Ma dove cazzo è andata? Cioè, è andata all'estero? No, perché anche all'estero è uscita. Dove si è suicidata? Cioè, invece no. E invece no, l'influenza purtroppo bisognerebbe andare da chi l'ha visto, da chi l'ha vista. Perché l'influenza si è persa, purtroppo. Avete presente tipo gli annunci? Il bambino Giacomino è pregato di andare alla classe numero 2 dove c'è la mamma Angela che lo aspetta. La stessa cosa è per l'influenza. L'influenza è pregata di ritornare. Perché praticamente l'influenza si è persa nel marasma del Covid. Allora, quindi praticamente i tamponi, oh, 5.000, 20.000, quanti, 40.000, 12 milioni, bla bla, è evidente che c'è anche influenza dentro. E questo lo dimostra. Perché se no, è perché avrebbero fatto adesso il tampone per capire se c'è l'influenza? Voi che non siete dei complottisti, non ci avete mai pensato a queste cose. Per fortuna che c'è Mr. Marty, ragazzi. Siamo in chiusura, c'è la nostra rubrica Pillole da un futuro di merda. E adesso ve la faccio vedere. Eccola qui, eccola qui. Questo è un futuro ipotetico. Blade Runner. Come con la virus? Cos'è? Cosa? Ah no. È stato pubblicato 6 ore fa. No, non è pillole da un futuro di merda, è pillole da un presente di merda. È perché effettivamente questa macchina che va in giro a dire: come mettiamo le mascherine, a parte che, cioè, voglio dire, la gente dovrebbe accoglierla in qualche modo, insomma, sicuramente non stando zitti, ascoltando le stronzate che ti dicono. Va bene, insomma, adesso finiamo con una bella notizia perché qui siamo a Bologna, c'è stata una bellissima manifestazione, ovviamente sbirrillini hanno caricato, però attenzione, la gente a un certo punto, indietreggiano, scappano, stanno scappando.
scappando. A gambe levate. Quanto gli vogliamo bene. Ai nostri sbirrullini. Scappa, accendendo, scappa. Oh, guarda, però potrebbero fare qualche gara di atletica. E su queste belle immagini, toccanti, vi saluto ragazzi. C'è speranza, c'è sempre speranza, però mi raccomando, sempre sul pezzo, sempre incazzati e sempre speranzosi. Vi voglio bene, e anche Michael. She just